Allora, nonostante le reticenze di mia moglie, io direi di portarci avanti. Che dici se ci proiettiamo verso una specie di contrattino matrimoniale? Ma certo. La prima cosa è stabilire se instaurare un regime di comunione dei beni o la divisione. Io sarei per la comunione. Lo dici a me, lo dici, pupi? Sfondi una porta aperta. Quello che è tuo è anche mio. E quello che è tuo è anche mio. È così, ci siamo tolti un peso. Direi, Senti un po'. Questa torta di fagioli non è un po' pesante, no? Delicatissima. Vogliamo anche affrontare i noiosi dettagli dell'organizzazione della cerimonia? Assolutamente sì. Come dire, per tradizione è il padre che organizza il ricevimento, no? Certo. E allora pensavo che dopo ostriche, champagne, caviale, insomma, cose, io farei anche delle bomboniere d'oro piccole, no, tanto per non fare figure... Figure di merda? E quando mai? Ma non possiamo neanche rischiare di fare la classica caponata. Avevo pensato a una cerimonietta intima, esclusiva, senza invitati. Snack, patatine, biscottini, naturalmente i migliori, buste grandi, eh. Il maghetto col clown ce lo mettiamo, papà. Dai, sembra una festa per bambini, la tristezza. Senti, invece tu che hai pensato per il viaggio di nozze? Giro del mondo, jet privati, grandi alberghi? No, perché a me i grandi alberghi proprio non mi sono mai piaciuti. No. Io pensavo più un campeggio canadese. Ottawa? No, proprio una canadese a due. Sì, una cosa bella, ti portano a dorso di mulo, meraviglioso, molto romantico. Ma che gli fa mai mia figlia? La gita fuori porta. E partecipazione ci hai pensato? Leviterei. Spassionatamente leviterei. Un'altra cafonata, dici? Ma no, visto che te ti chiami Vianale e io ho grossi dubbi, verrebbero Anna, via, grossi dubbi in Vianale. Non mi sembra carino, diciamolo. Hai ragione, hai ragione.